La Polinesia è un luogo magico e benefico, carico di doni che le viscere della terra producono e le profondità del mare elargiscono. Per farci toccare con mano alcuni doni della terra, Alfonso ci porta nel mercato centrale di Papeete, capitale di Tahiti. Quello è il mercato di Papeete, là. Una volta entrati, godiamo dall'alto di una splendida vista d'insieme che ci colpisce per i suoi colori e prodotti, vari ed eterogenei. Questo è il posto dove tutti i polinesiani vengono a comprare verdura, frutta e pesce. Abbiamo molti doni della terra. La banana. Possiamo vedere due tipi di banana. Vedete tutte queste piccole bottiglie? Noi nella nostra lingua le chiamiamo monoi. Monoi è l'olio polinesiano. Si fa con la polpa di cocco che viene schiacciata e poi mescolata con i fiori, il ylang ylang, il tiare Tahiti o la vaniglia. E tra i doni della terra non ci sono soltanto le cornie per la gola, ma anche piccole e profumate opere d'arte di tutte le forme e colori. Questo è tipico di Tahiti. C'è lo zenzero e delle orchidee locali, coltivate qui. E l'uccello di paradiso. E c'è anche un girasole. Potremmo anche restare tutto il giorno a farci inebriare dai fiori polinesiani e dai loro colori, ma questi colori li ritroviamo anche nella loro musica tipica, che subito ci rapisce. Musica e volti che ci parlano di tradizioni. Tradizioni che sono facili da scoprire nell'area dedicata all'artigianato. Questa è la chitarra di Tahiti. Si chiama ukulele. Tutti questi oggetti qua li fanno con la conchiglia delle perle nere. Sapete, le favolose perle nere di Tahiti? Hanno tagliato questo per usarlo per una cintura. Si può averne una grande così. Sapete che loro fanno le incisioni da un lato, ma fuori è così. Questo viene usato soprattutto come paralume per i bambini. Sai, quando dormono hanno bisogno di avere un po' di luce. Ciao! Guardate questa conchiglia. Questa è lucidata e questa è il naturale, l'originale. Abbiamo diversi tipi di pesce, barracuda, questo blu si chiama pesce pappagallo, è veramente buono. Questo pesce è tonno, questa è la varietà pinna gialla, abbiamo molto tonno qui. Tahiti esporta molto tonno in Europa e in Giappone.
Venite, vi faccio vedere dei tonni grandissimi. Lui va a pescare questi pesci, è il suo lavoro, è un pescatore. Hanno veramente un occhio molto grande, perciò noi li chiamiamo occhio grande. Questo è veramente grande, grande, grande. Forse è uno dei più grandi, quasi 150 o 200 kg. Un mercato questo che ci ha mostrato brevi spezzoni di attività e vita quotidiana locale. La Polinesia è un luogo magico e benefico, carico di doni che le viscere della terra producono e le profondità del mare elargiscono.